Il giorno del mio matrimonio ero stra agitato, ma questo io l'ho appreso riguardando l'album di nozze, perché io ero convinto di essere stra sorridente in chiesa, invece nelle foto ho questa faccia qua, tipo Franco Franchi. Vabbè, la tensione ti viene quando tu sei lì fuori dalla chiesa che aspetti la sposa, invece di arrivare lei e tacari ai parenti, amici, che per tranquillizzarti tutti ti dicono: allora sei agitato. A quel punto, faga caso, arriva sempre lo zio, quello che arriva, fai sempre che mai metti la cravatta in vita sua, quindi che la fastidiano, ti dà pam pam due schiaffi e ti fa: ma che sei ancora in tempo. E tu, pensando che lui scherzi, cosa fai? Entri dentro. A quel punto sigla, mi ricordo, è arrivata la Chiara con suo papà, io volevo fare quello padrone della situazione, ho rilassato, quindi arriva, do la mano a mio suocero, poi prendo lei, la metto accanto a me e le faccio: amore, tutto bene? Sapete cosa mi ha risposto lei? Sai divino! Sai divino, cioè adesso io sto venendo qui a giurarti amore, fedeltà, tutti i giorni della mia vita, in salute, in malattia, in ricchezza, portati, che morto, che si pari, vengo sobrio, cioè, hai capito? Alla fine, bello bellissimo, usciamo e io tutto entusiasta apro la porta della chiesa e faccio: mask kill the risk, perché ti tirano il riso, ma non così piano, no? Te la tiro in secasso. Quindi la mia prima foto da sposato sono io che sputo i chicchi per terra. Vabbè, niente. Dopo 3 giorni, prima di partire per il viaggio di nozze, incontro un signore per la strada, mi fa: ti sei sposato? Bravo, bravo, bravo stupido. Ma fa: no, gli dico io, non dica così, perché io e Chiara avevamo proprio questo sogno di stare insieme, invecchiare insieme, magari diventare rimbambiti insieme. Se ti succede come a me, ho detto: Dio, che è successo? La me l'ho sposata, la sera imbambita subito, sono 40 anni che ci parlo insieme e la capisco un cazzo.